Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di due profumi che sono due profumi dello stesso marchio, ma sono meravigliosi entrambi. Tra l'altro, uno dei due è diventato in assoluto uno dei miei iris preferiti, se non il mio iris preferito, di sempre. Per cui, sono due fragranze alle quali sono molto legata in quest'ultimo periodo, le sto usando tantissimo. Devo dire che in questo periodo sto provando varie cose. Ci sono dei profumi che mi sono piaciuti davvero tanto, ce n'è uno che, dal quale non riesco a slegarmi minimamente, di cui vi parlerò, anzi due in realtà, ma questi due sono dei gioiellini che probabilmente riacquisterò all'infinito perché mi fanno stare proprio bene. Vi racconto un po' di cosa si tratta. Allora, il primo è lui ed è Times Square. Il marchio è Musk Milano. Vi racconto qualche cosa di questa azienda. Musk Milano è un'azienda italiana che è stata fondata da Alessandro Brun e Riccardo Tedeschi, due imprenditori che hanno deciso nel 2010 di creare questo progetto, un progetto che trovo fantastico, che coniuga arte teatrale e arte profumiera a 360 gradi. Che cosa vuole fare questo progetto? Vuole riprodurre un'opera teatrale in forma ovviamente olfattiva. E hanno deciso di comporre un'opera formata da quattro atti, a loro volta suddivisi in scene, anch'esse quattro. Quindi ogni atto composto da quattro scene per un totale di 16 fragranze. Il primo atto è dedicato alle esperienze, ai luoghi e ai viaggi. Io di questo atto ho appunto Times Square, del quale vi parlerò a breve. Il secondo atto invece riguarda gli stati d'animo, le riflessioni. Il terzo, parla di amore, quindi di sentimenti, di affetto, di tradimenti, eccetera, eccetera. E l'ultimo invece è l'atto riguardante i sogni, il mondo onirico. Quindi già il progetto in sé a me piace tantissimo. Ho avuto modo poi di sentire spesse volte, parlare Alessandro Brun appunto di questi progetti e dei suoi profumi. E la passione che trasmette, ma non soltanto, proprio la descrizione che dà delle sue fragranze è qualcosa che fa venire una voglia di provarle, assurda. Fa proprio molto piacere sentirlo raccontare quelli che sono i suoi profumi. Vi racconto subito Times Square, quindi siamo nel primo atto, quello dei viaggi. Il naso di questa fragranza è Bruno Jovanovic. Come note di testa abbiamo l'accordo di nocciola, l'accordo di rossetto e il rossi, come note di cuore lo smalto e la tuberosa e sul fondo invece legno di sandalo, legno di gaillac e styrax. Cosa vorrà mai rappresentare questo profumo? Ovviamente la città di New York. Voglio leggervi la descrizione che fa il sito di questo profumo perché secondo me è meravigliosa, anche se potreste andare a leggerla quando volete. New York puzza, puzza di tabacco grezzo e denso gas di scarico. Per le strade gli ingordi sembrano non finire mai e puzza di gomme roventi e di vapore stantio. La gente è strana. La ragazza alla moda sui suoi tacchi a spillo verde fluo ordina un prezzo enorme e puzza del lurido cibo delle bancarelle, di fritto e di cannella, di senape, scusate, e caramello. La ciliegia del rossetto color sangue si mescola alla fragola della gomma da masticare. Le viuzze laterali sono pattume e piscio, ma fatti strada tra le calca di ragazze, in coda per lo spogliarello, per l'ennesimo addio al nubilato, e verrà investito da scie di tuberose garofano. Stasera ho voglia di fare quattro passi, prendermi un hamburger, delle frittelle di granchio e cammin facendo respirare i miasmi della città. Amo questa città. Quanto la amo. Quindi, come potete vedere, questo profumo vuole raccontarci questa storia. Una storia che già
È molto molto attraente in sé. È un profumo sicuramente che vuole rappresentare il caos di quella città. Un profumo moderno, un profumo estremamente strano. Vi assicuro che quando lo sentirete non è detto che lo amiate subito perché è veramente molto strano. Sempre diverso ogni volta che lo sentite. Io ogni volta che ci metto il naso ci sento qualcosa di diverso. Un profumo che non mi sarei mai aspettata. Un profumo che faccio fatica a classificare, a descrivere e a raccontare. Un profumo estremamente complesso. Ma quello che mi dà più come idea è quello di essere un profumo materico. Un profumo che c'è perché è quell'odore lì, di quella città lì, la sento e la vedo e la posso toccare, la posso immaginare. È un profumo estremamente evocativo. Sicuramente sa di caos, come vi avevo detto, di città, di modernità, un profumo che rimane molto molto femminile, ma di una femminilità qui molto sfacciata. Quasi provocatoria. E poi quest'idea di sporco, di trasgressione, di vita sregolata. Insomma, molto bello, molto, come dire, complesso, molto evocativo, impegnativo da indossare forse. Si fa notare sicuramente. A me piace indossarlo, al mio ragazzo, a cui non piacciono tendenzialmente i profumi, stranamente piace moltissimo. Quindi devo dire che è una cosa meravigliosa. È un profumo bellissimo. Io ci sento sicuramente un accordo di glossy, quello si sente. Ci sento qualche fiore che danno davvero sensualità e femminilità, ma poi ci sento davvero tutto quello che viene raccontato, questo fumo, queste gomme di auto, questo caos, questi aspetti appunto della città di New York, con questi odori magari che non sarebbero classificabili come piacevoli, però secondo me è davvero, davvero un profumo bello. L'altra fragranza di cui vi accennavo, che è diventata il mio iris preferito, è ovviamente L'Attesa, sempre di Mask Milano. L'Attesa fa parte dell'atto terzo ed è la prima scena dell'atto terzo. Il naso di L'Attesa è Luca Maffei, fantastico, a me piacciono tantissimi i suoi profumi. In questo caso siamo appunto nel mondo dei sentimenti. L'Attesa è un momento magico. Vi leggo le note, poi vi leggo anche qui la storia, ma in testa abbiamo bergamotto italiano, neroli marocchino, accordo champagne. Nel cuore abbiamo assoluta di iris italiano, burro di rizoma di iris italiano, burro di rizoma di iris francese, assoluta di tuberosa, ylang ylang del Madagascar. E sul fondo legno di sandalo del Misoar, muschio di quercia e accordo di cuoio. Vi ho letto esattamente anche il luogo di provenienza delle materie prime che vengono citate. Questo perché? Perché ricordo che Alessandro Brun, in uno dei suoi discorsi, aveva raccontato che il paese, anche la zona magari specifica di provenienza di una materia prima, fa una grande differenza all'interno della fragranza. E sono d'accordissimo con lui. Non solo il luogo, anche il momento e tantissime altre cose influenzano poi quello che è il profilo olfattivo di una materia prima. Quindi mi ricordo questa cosa e allora ho voluto rendergli onore indicando anche da dove provenivano proprio le note che Mask Milano ha citato poi nel sito. Vi leggo qual è l'incipit di questa fragranza. Tutto è pronto per l'incontro. Le luci soffuse sembrano voler accarezzare il rumore stropicciato del vecchio disco in vinile e giocano a nascondersi nel caldo abbraccio della voce di seta della cantante jazz. La grande porta finestra è aperta sul terrazzo. Da fuori arrivano solo il frinire delle cicale e la tiepida brezza estiva. Sul tavolino, un mazzo di fiori appena reciso riempie la stanza di un delicato cocktail di profumi e di una vivace tavolozza di colori. Stappi una bottiglia di champagne e riempi già i due calici. L'inconfondibile aroma dei lieviti si libra nell'aria. Ti accomodi sul divano per goderti questo momento. Ti guardi attorno, tutto è perfetto. Poi chiudi gli occhi, inspiri profondamente,
Ascolti il rumore dei suoi passi sulle scale. Sorridi. Vorresti che questi istanti non finissero mai. Bussano alla porta. Ecco, questa è l'immagine che vuole evocare il nostro l'attesa. Meravigliosa, secondo me. L'attesa è sempre il momento più bello, il momento in cui tutte le nostre speranze sono lì, pronte ad essere esaudite oppure no. Ma il momento che forse è ancora più bello di ciò che ci aspetta. In ogni caso, questo è uno dei profumi più buoni della mia collezione, è sicuramente il mio iris preferito, come vi dicevo. Un iris estremamente elegante, raffinato, chic, delicato, ma con un certo carattere. Sicuramente è un iris burroso, morbido. C'è questa nota sparkling dello champagne che forse gli dà un po' di frizzantino, un po' di tono più leggero. È un profumo che poi contiene anche del cuoio, che ovviamente contribuisce a dare questo tocco di raffinatezza, di classe, di eleganza, e è sicuramente diverso dagli iris classici rossettosi, ma anche da quelli più polverosi. Io non lo definirei in nessuna di queste due categorie. Un iris che trovo molto riflessivo, molto intimo, molto delicato. Come vi dicevo, un iris che mi rimanda una sensazione di pace, di serenità, ma di gioia quasi, di gioia in qualcosa in cui si crede, si aspetta, con speranza, ed è qualcosa veramente di stupendo. Io non so se sono stata brava a descrivervi queste due fragranze, perché queste mi hanno toccato davvero qualche corda emotiva che faccio fatica poi a riprodurre con le parole, e spero comunque di esservi stata utile. Sono uscite ovviamente le versioni, come potete vedere, le versioni da 10 ml di questi profumi, e quindi secondo me sono molto più abbordabili rispetto a prima, e quindi mi sono convinta ad acquistarli. Detto questo, spero appunto di esservi stata utile, e al prossimo video. Ciao!